Hola amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo alla laguna di Bacalà. Qui passeremo 3 giorni visitando per prima cosa la laguna di Xulha, che è l'inizio della laguna di Bacalà. Dove siamo ora? E subito dopo andremo a visitare Los Rápidos. Divideremo in 3 giorni la nostra visita qui a Bacalà, perché le cose da vedere sono veramente tante. Ma prima? Sigla. Siamo Alfredo e Giorgia. Un anno fa ci siamo trasferiti ai Caraibi. Precisamente nel Caribe messicano. Per arrivare qui a Bacalà noi abbiamo preso il combi, che è un piccolo pulmino, l'abbiamo preso da Chetumal. Trovate il video qui su. Esatto, ma se doveste arrivare da Cancun, Playa del Carmen, Tulum, potete benissimo o noleggiare un'auto oppure con il servizio autobus ADO. Qui ci troviamo al balneario Gidal. Costo dell'entrata è di 30 pesos. Subito dopo si trova il Rancho Escondido, dove l'entrata costa 50 pesos. Ad un costo extra si possono noleggiare tavoli e palapa per trascorrere una giornata di relax con vista sulla laguna. Ci siamo subito spostati verso Los Rápidos perché lì a Xulha l'acqua era ancora troppo fredda, troppo presto, e quindi abbiamo deciso di venire direttamente qui. Per arrivare qui a Los Rápidos da Xulha abbiamo preso un altro combi, siamo proseguiti per la carrettera direzione Bacalà, a distanza di circa 5 minuti da Xulha a Los Rápidos. Dalla fermata del combi sulla carrettera all'entrata di Los Rápidos ci sono 20 minuti a piedi da percorrere o in alternativa prendere un taxi. Cosa importante da sapere è che gli animali non sono ammessi. A metà strada, nei pressi di Los Rápidos, svoltando a sinistra, si può deviare per il ristorante La Laguna. Un altro bel posto da vedere, ma noi ci dirigiamo a Los Rápidos. Hola. Buenos días. All'interno è proibito introdurre cibi e bevande. Los Rápidos è un canale che separa la laguna di Bacalà dalla laguna di Xulha. Questa separazione tra i due specchi d'acqua genera una forte corrente, come se fosse un fiume. Le pareti di questo canale sono composte da estromatolitos, che a prima vista sembrano delle semplici rocce, ma in realtà sono organismi viventi che si formano in ambienti acquatici, si attaccano al fondo e crescono lentamente. Sono la più antica testimonianza di vita sul pianeta, poiché risalgono a più di 3 milioni di anni fa. I Caraibi messicani sono uno dei pochi posti al mondo in cui si possono trovare queste meraviglie naturali, quindi è severamente vietato toccarli o calpestarli. L'entrata costa 150 pesos per gli adulti e 100 pesos per i bambini. L'orario di apertura al pubblico è dalle 10 alle 18. È presente il servizio ristorante e per usufruire dei tavoli è necessaria una consumazione minima di 300 pesos. Inoltre sono disponibili degli armadietti con lucchetto al costo di 50 pesos più 50 pesos di cauzione che viene restituita. I giubbotti salvagente sono gratuiti, mentre il kayak ha un costo di 200 pesos per il singolo e di 400 pesos per due posti. Vuol dire la...
Allora com'è? È bellissimo, veramente bello, l'acqua è bellissima e stupenda. Però non capisco perché si chiama lo Srapido, cioè dicevano che la corrente qui è fortissima. Ci vediamo a Chetumal! Siamo in centro a Bacalar, abbiamo ripreso il combi da Chetumal, questa volta fino al centro, al costo di 50 pesos a persona. E prima di arrivare al centro ci siamo fermati a noleggiare una bicicletta, che pensiamo che sia il modo forse più comodo veloce per girare tutto il centro della laguna. Sì. Noi abbiamo scelto Italia Pro Bike, un noleggio di bici e moto molto vicino al centro, che offre una vasta gamma di bici classiche, tandem e mountain bike. È necessario lasciare un documento e nel prezzo è compreso anche il lucchetto. Noi dal mattino fino alle 19 abbiamo speso 120 pesos a persona. Scatto di pantani! Prima tappa partendo da sud è il Cenote Azul. Una tappa che non deve mancare nel percorso perché ne vale veramente la pena. Il Cenote Azul è una meraviglia naturale che si trova all'ingresso di Bacalar provenendo da Chetumal. Questo cenote ha un diametro di circa 200 metri ed una profondità di 90. È un luogo ideale per gli amanti delle immersioni che possono godersi un tour guidato tra labirinti di radici di alberi e formazioni di rocce inclinate. Questa struttura offre un servizio di ristorante, bagni, docce e piccoli negozi. L'ingresso è di 50 pesos ed è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 18. La scuola, io ci vado con la bici, appena arrivo vado in bagno con i miei amici. Tutti fin qua per niente perché il Cocalitos è temporaneamente chiuso. Quindi forse ci torneremo, non lo so. Esatto. Semmai vi teniamo aggiornati, mettiamo il link in descrizione per un'eventuale riapertura, così non fate un giro a vuoto come noi. La chiusura del Cocalitos ci ha portato alla scoperta del Muyal Beach Club, che si trova a sud del Cenote Esmeralda, dove partono i tour con l'agenzia Mar & Mall. Una fantastica sorpresa per la sua sabbia bianca e l'acqua bassissima. Com'è? Wow, è fantastico! Oh, altro che Maldive! Offre servizio ristorante con bagni e docce, l'ingresso è di 70 pesos ed è aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle 19. Dopo aver percorso quasi 5 km verso nord, ci fermiamo al balneario municipale El Aserradero. Qui l'entrata è libera e si può fare una sosta all'ombra di una palapa ammirando questo splendido panorama. E ora è arrivato il momento del pranzo. Siamo in un posto non turistico, qui costa veramente pochissimo e si mangia veramente bene. Siamo alla Bendición de Dios. Io ho ordinato una torta mista, c'è tutto, carne, formaggio, insalata e crema di fagioli buonissima. E adesso passo all'impanada fritta ripiena. Ti dico com'è. Wow. Allora, per due torta, cioè due panini belli grandi, ripieni di carne, formaggio e verdure, e due impanada ripieni di carne molida, che sarebbe carne macinata, e una bottiglia d'acqua, abbiamo speso in totale 125 pesos. Siamo arrivati al Fuerte de San Felipe, dove all'interno c'è anche il suo museo. Il costo dell'entrata per gli stranieri è di 110 pesos a persona, mentre invece per i residenti, come noi, 55 pesos a persona.
Il Forte di San Felipe racconta la storia di Bacalar in relazione ai Maya e ai pirati. Essendo proprio di fronte alla laguna di Bacalar, un'altra delle attrazioni di questo importante bastione è la maestosa vista che offre. Da qui si possono scattare le migliori foto con diverse sfumature di blu sullo sfondo. Ad ogni angolo del forte ci sono i vecchi cannoni che puntano tutti verso il canale dello Piratas. Non so se si riesce a vedere da qui, ma è un posto che andremo a vedere sicuramente quando andremo a fare l'escursione con la barca. Perché i cannoni puntavano là? Perché all'epoca i pirati provenivano da quel canale per attaccare la città di Bacalar. Attualmente ospita il piccolo museo della pirateria, dove sono esposte barche in scala, armi, mappe e pezzi storici, che concentrano l'intera storia del paese e il suo rapporto con i pirati. Ora dal Fuerte ci spostiamo verso nord, direzione Ecoparque Bacalar. Il biglietto d'ingresso è di 20 pesos per i turisti e gratuito per i locali. È aperto dalle 9 alle 18.30 tutti i giorni. In questo grande ecoparco è stato realizzato un bellissimo molo turistico lungo un chilometro che circonda l'intera area del parco che sporge dalla palude di mangrovie. È l'ideale per fare una passeggiata, scattare foto ed apprezzare la natura che offre Bacalar. È anche possibile fare il bagno, purché vengano rispettate la flora e la fauna del luogo. Allora che dici? Ci può venire a vivere qua? Sì, magari, non sarebbe male. Subito dopo l'ecoparco si trova il balneario del Fondo, un'altra entrata libera alla laguna. Oggi finalmente è la giornata del tour con la barca, ma prima di farlo bisogna fare una gran bella colazione e per l'occasione siamo venuti da Caffè Tito, un centro centralissimo a Bacalar, dove abbiamo preso 2 fette di torta alla zanahoria, che sarebbe torta alla carota, e 2 bellissimi caffè espressi. Com'è? Wow! È buonissimo! Abbiamo avuto veramente fortuna a trovare questo posto, ragazzi, perché è tutto stupendo, buonissimo, bello il posto, il dolce era fantastico, il caffè wow, top. Vale veramente la pena venire qui, ragazzi, ve lo consigliamo. Per la colazione da Tito abbiamo speso 160 pesos. È il momento di incamminarci per arrivare al punto di partenza del tour in barca. Abbiamo percorso la strada principale dove si concentrano i locali più ricercati della laguna. Ci siamo fermati per visitare il Maracuja, una sorta di gastropark dove sono concentrati chioschi per fare colazione, pranzo e cena. Ci siamo, breve saliremo sulla barca chiamata El Ponton, che a differenza delle lance normali è una barca un po' più grande. Quella lì. Eccola là. Abbiamo scelto il tour dall'hotel Laguna. È un tour che dura 2 ore e mezza e costa 400 pesos a persona e ci porterà in vari posti della laguna a vedere dei vari cenote, a vedere il canale dello Piratas, ecco, il mio preferito, esatto, a vedere l'isla dello Pájaros. Beh, non anticipiamo altro, esatto. Venite con noi. L'hotel gode di una splendida vista sulla laguna ed una scalinata che dalla terrazza principale porta direttamente al molo dove ci si imbarca. Il tour è disponibile tutti i giorni con 3 partenze alle 10.30, 12.30 e 14.30.
Una volta saliti a bordo, il capitano ci dà istruzioni per la sicurezza facendoci indossare il giubbotto di salvataggio che è obbligatorio. Siamo arrivati alla prima tappa, il Cenote Negro, chiamato così perché l'acqua, come vedete, è scura e questo è dovuto alla sua profondità, che arriva fino a 90 metri. Dopo questa breve tappa ci dirigiamo al mio spot preferito, il Canal de los Piratas. La particolarità di questo canale, oltre alla sua bellezza dagli svariati colori, è che congiunge la laguna con il Rio Hondo. Il Rio Hondo è il fiume che fa da confine tra il Messico ed il Belize. Allora? Wow! Ripartiamo per la prossima tappa, ma prima il capitano ci ha preparato uno spuntino di frutta fresca. Ci avviciniamo all'Isla de los Pájaros, dove anche qui faremo una breve sosta. Questo angolo di paradiso al centro della laguna è un santuario selvaggio che funge da casa per diverse specie di uccelli. Per preservare questa bellezza della natura, vi ricordiamo che è severamente vietato usare protezione solare e repellente per gli insetti. Siamo quasi arrivati alla fine di questo tour. Ultima tappa, Cocalitos. Come vi avevamo detto, chiuso temporaneamente, ci si può avvicinare solo con la barca per ammirare gli estromatolitos. Torniamo sulla terraferma, purtroppo questo fantastico tour è finito. Bene amici, siamo arrivati alla fine di questo video, il tour è stato bellissimo, ma tutto a Bacalar, è veramente da vedere, è un posto bellissimo. Vi ricordiamo che tutte le informazioni che non trovate in questo video le trovate sul nostro sito nella sezione Tour in Messico, articolo Bacalar. Vi ringraziamo per aver visto il video fino alla fine. Vi invitiamo ad iscrivervi e mettere un mi piace e noi ci vediamo nel prossimo video, che è Mahawai. Adios. Adios.